siamo qui con Rocco Tridone, allenatore del CUS Genova, che oggi ha colto una vittoria importantissima contro una delle dirette, diciamo così, avversarie per la corsa ai playoff. Come hai visto la partita? Boh, intanto ringrazio l'intervistatore Tommaso Castello, il nostro gioiello, che da quest'anno, da due anni ormai professionista, nazionale Under 20, grazie Tommy. La partita di oggi, niente, partita importante contro una concorrente diretta, iniziata un po' con un po' di paura, con un po' di timore da parte di entrambe le squadre, ma il cuore e l'orgoglio poi della squadra genovese alla fine ha avuto il sopravvento con uno splendido secondo tempo dove la squadra è riuscita ad alzare il ritmo e a mettere in grossa difficoltà la squadra milanese, che non dimentichiamo è una squadra retrocessa dalla Serie A e quindi con grandi ambizioni per poter ritornare nella massima serie. Vedendo il secondo tempo, dove il CUS Genova ha giocato un gran rugby, viene da chiedere quali sono le prospettive allora per quest'anno, se è fattibile quello che è mancato negli ultimi 3-4 anni. L'obiettivo rimane lo stesso, per scaramanzia, visto che siamo sportivi non lo diciamo. Diciamo che negli ultimi 4 anni abbiamo giocato 2 play-off per la Serie A e quindi l'aspettativa non può essere diversa. Esiste un bel gruppo, c'è un bel gruppo determinato con una grossa qualità, una grossa voglia di far bene. Boh, staremo a vedere, il campionato non è facile per noi ma non è facile per nessuno, ma sicuramente a Genova sarà ancora più difficile per tutte le squadre che arriveranno. Grazie.